Firenze era una partita fondamentale, la prima del trittico micidiale Fiorentina-Lione-Juventus. Era una partita dove bisognava fare punti e l'Atalanta ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta stravolgendo la formazione. Gasperini gioca 21 giocatori dall'inizio del campionato, quindi una rotazione abbastanza pesante. Una rotazione che ha previsto il ritorno in campo di Spinazzola, che ha fatto una buona prestazione, senza dubbio ha mostrato ancora di essere in forma, di essere ormai quasi del tutto recuperato, prestazione macchiata da un fallo abbastanza ingenuo su Astori che poteva costarci caro, ma per fortuna l'arbitro poi non ha deciso di fischiare. Il centrocampo con Castagne portato in mezzo per far riposare Cristante e Kurtic portato sull'esterno per far riposare Gosens e Atbor, non ha funzionato benissimo, nel senso che non avevano ben chiari i movimenti, a mio avviso, soprattutto da quella parte, perché con Deron lanciato sostanzialmente a fare da recupera palloni in ogni modo possibile e Freuler a impostare, da quella parte c'era veramente una difficoltà d'intesa che ha reso veramente un po' le azioni deboli da quella parte, tant'è vero che poi Kurtic è stato uno dei primi a essere sostituito. Molto buona la prestazione ai due centrali, sia di Freuler che segna, che di Deron che perde un sacco di palloni, questo va detto, ma perde un sacco di palloni perché fa un gioco molto frenetico. Deron è un giocatore che va sull'uomo a riprendere il pallone, non è come Freuler che si mette fra le linee, quindi questa intensità lo porta a sbagliare palloni, c'è anche una tecnica che non è proprio il suo punto forte. La coppia Papu-Ilic ci viene rischierata per l'ennesima volta senza un perno centrale, mostra i suoi limiti. I due fanno un grandissimo lavoro di apertura e di gioco, però poi fondamentalmente l'assenza di un'incursione centrale chiara in area di rigore si fa sentire. Molto bene Mancini che subentra Toloi e sostanzialmente non ne fa sentire la mancanza, quindi già questo per quanto mi riguarda è un successo. E molto bene anche Orsolini che prova un paio di giocate interessanti subentrando e che pian piano si sta ritagliando degli spezzoni di partita molto importanti. La partita, come abbiamo detto, è stata un po' condizionata da un arbitraggio strano, vorremmo dire, un'ammonizione subito a Spinazzola, una serie di falli discutibili non fischiati. Mio parere sul rigore contestato dalla Fiorentina sull'uscita di Berisha non c'è assolutamente fallo perché Berisha arriva primo sulla palla, mentre come ho detto su Astori il rigore c'è chiaramente. Sul nostro rigore sbagliato dal Papu, onestamente io non vedo come si possa contestare, come ho detto già in un video precedente, con il nuovo sistema VAR, se entri in area di rigore e ti toccano è rigore, punto. Possono averti mollato una scarpata o toccato leggermente, tu cadi per terra, quello è rigore. Quindi dobbiamo entrare proprio in questa logica, non fare magari come i difensori del Crotone che si tiravano indietro pur di non fare fallo, però bisogna trovare una dignitosa via di mezzo. Rimangono aperte due questioni, la questione attaccanti, Cornelius, Vido, Petagna, in panchina Gasperini sceglie i due esterni, sceglie quindi Gomez e Iličić, molto bene come varietà, però mi sembra un po' di rivedere la situazione in cui si teneva Paluschi in panchina pure e si metteva Cristante pur di non vederlo, quindi bisogna capire se Vido per Gasperini non è un giocatore spendibile se non in partite già messe in cassaforte, e allora a quel punto con due sole scelte davanti è forse opportuno andare a intervenire sul mercato. Adesso ci aspetta Lione, abbiamo dei giocatori freschi, dobbiamo verificare la condizione di Toloi e di Iličić, però andiamo con una rosa abbastanza fresca, una abbastanza tonica. È fondamentale riuscire a fare punti. Fare punti vorrebbe dire, non dico parole avventate, però vorrebbe dire veramente mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno e quindi poter giocare in maniera un po' più rilassata le prossime partite. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà appunto dopo la partita di Coppa, sperando di commentare l'ennesimo risultato positivo. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.